Come Angels, la nuova stagione del football americano è ripresa grazie a Rossini TV, canale 633, ogni martedì seguici Siamo qui con il defensive coordinator Enrico Leonardi e a lui chiediamo cosa è successo una dichiarazione sulla partita Beh, è stata una partita intensa, nel senso si è decisa all'ultimo, è stata molto combattuta, quindi onore ai Dax, che come sempre tutte le squadre romane sono sempre ostiche. Eh, noi siamo stati, potrei dire, più bravi, comunque siamo riusciti a portare a casa il risultato, quindi questo è quello che conta. Sicuramente abbiamo visto tantissimi errori, tantissime imprecisioni, sia in attacco che in difesa. Per quanto riguarda il mio reparto sono comunque orgoglioso perché i ragazzi hanno dimostrato comunque tanta intensità e tanto spirito di sacrificio anche dovendo magari andare a ricoprire ruoli che non erano prettamente, eh, prettamente confortevoli. Eh, C'è tanto da lavorare e sono sicuro che nelle prossime settimane riusciremo a mettere eh, a posto quelle, quelle imprecisioni che dobbiamo assolutamente eliminare per poter andare avanti nel campionato. Coach, ho visto una grande difesa, ma ho visto anche degli infortuni importanti. Ci puoi parlare di Frazzetto in primis? Sì, Oddio, io prima di, di avere la diagnosi de, dei medici non, non voglio, voglio guffare. Eh, ha avuto sì, questo infortunio al ginocchio, spero sia semplicemente una leggera distorsione. Adesso so che sicuramente farà subito gli accertamenti. Eh, è, inutile, è inutile dire che sarebbe per noi una perdita molto, molto, molto pesante, eh, sia in attacco che in difesa. Eh, mi auguro che non sia nulla. È un atleta, quindi anche i suoi tempi di recupero comunque sono, sarebbero molto rapidi siamo qui con Lorenzo Lollo Troisi figlio d'arte il babbo suo ha giocato negli Angels è stato anche presidente degli Angels ciao Fiorenzo e un grosso abbraccio e sono qui con, con Lollo volevo che lui mi parlasse di questo esordio un esordio un po' strano per te perché in primis tu nasci running back però ti abbiamo costruito per essere un linebacker e oggi invece hai giocato running back. Sì, è stato un, eh, un ritorno agli antichi albori. E devo dire che mi sono anche divertito, è un ruolo che potrei riconsiderare, però ci vuole molto, molto, molto impegno molta costanza da parte di tutta la squadra. Ed è importante che i, i giovani crescano in modo tale che io possa tornare alla difesa nonostante mi sia divertito, per lasciare spazio appunto ai giovani che devono crescere e poter sostituire quelli più, più anziani, diciamo i veterani. In linea di massima, Posso dire, mi sento di dire che non è stata una, una delle prestazioni migliori assolutamente, possiamo fare molto meglio e, e faremo molto meglio sicuramente. Hai preso il posto di Scola, il nostro running back di punta, che ahimè si è infortunato per andare in moto, quindi hai avuto pochi allenamenti sulle gambe, però come ti è, è sembrata questa partita? Eh sì, ho avuto pochi allenamenti per, per poter riprendere appunto quello che avevo lasciato anni e anni fa nel reparto d'attacco. Eh, la mancanza di, di Marco si è sentita perché comunque veramente lui era un back titolare, eh, si vede nei movimenti, eh, in lui c'è tanto allenamento. Eh, cerchiamo di, di arrivare al suo livello. Come dicevo la partita eh, per quanto mi riguarda è andata, è andata bene, dai pensavo... Eh, Potesse andare peggio per me, insomma. Diciamo. Però spero di aver dato spettacolo per il pubblico, almeno. Siamo qui con Fabio Pacelli, un amico Fabio Pacelli, presidente dei DAX. Volevo ricordare che i DAX eh, hanno due squadre, una che limita in prima divisione e una che limita invece in Chief 9. E oggi. È stato mi sa, un esordio scoppiettante, un po' per tutte e due le formazioni. Raccontaci la tua linea e la tua visione del gioco. Beh, prima di tutto bisogna dire che siamo molto contenti perché quest'anno, dopo i due anni, due stagioni di Covid che ci ha permesso, non ci ha permesso di fare attività sportiva, siamo riusciti a mettere in campo ben due formazioni di tackle football e una formazione di eh, flag football under 17. Quindi l'attività è molto grande, cioè abbiamo un'ottima attività durante la stagione, durante gli allenamenti. Eh, siamo dispiaciuti del, dei due punti, però ci sta: gran parte della squadra è composta da ragazzini che vengono dalle giovanili, soprattutto 17 anni che militano anche nel campionato Flag, quindi per loro era una prima uscita non solo di, di, di football americano proprio anche di tackle football quindi va bene ci sta tutto e stiamo aspettando anche il rientro di alcuni ragazzi che sono fuori per infortunio chi per infortunio e chi per problemi legati insomma, alla, alla, alla pandemia quindi speriamo di riprenderli tutti insomma il prima possibile certo certo io infatti volevo sottolineare la nostra grande passione e noi abbiamo questo titolo di presidente però la nostra grande passione è di costruire qualcosa, costruire qualcosa che va al di là del gioco in campo, ma anche al di fuori, quando incominciamo a fare reclutamenti, trovare sponsorizzazioni, insomma costruire tutto. E tu a Roma, sì, che è una grande città, hai tante squadre, noi a Pesaro cerchiamo di, di, di copiare queste cose immense, però anche noi abbiamo le nostre giovanili, abbiamo la nostra prima squadra. E cercheremo di essere grandi. Quindi... Sta facendo un ottimo lavoro. Si è visto oggi insomma, il risultato, parla chiaro e quindi vi dà ragione per quanto riguarda l'attività e sul campo. Il nostro head coach è romano, quindi aveva voglia di vincere. Ma c'è anche tra le vostre, sulla vostra sideline. Adesso, Fabio, la prossima impegno te lo ricordi quando giocherete? Noi giochiamo domenica prossima a Milano con la prima divisione eh, contro i Rhinos Milano. Fra due settimane scenderemo in campo contro i. Guelfi Firenze per la terza divisione e contro i Sime Milano in prima divisione in bocca al lupo per tutto quello che fate e ci vedremo a Roma in bocca al lupo anche voi ciao Fabio siamo qui con i due head coach delle due squadre degli Angels Pesaro e dei Dax Lazio Sergio Scoppetta e Giorgio Gervaldi la parola a un romano Ah no, scusate, non sono, siete tutti e due Romani, non mi ricordavo e quindi ci sta anche questa piccola battuta. Amici di sempre, di reparto siete coach in nazionale e oggi vi siete scontrati, non so se per la prima volta. Comunque, Sergio, a te la parola. Beh, allora, era la prima volta che giocavamo contro se non gli scrimmage quelli in nazionale, dove io alleno i ricevitori, lui allena i defensive back, quindi qualche volta anche in nazionale. Ci scontriamo, oggi hai vinto tu, eh, sei, stato, sei stato più forte tu che ti devo dire? Va bene così insomma, è stata una partita estremamente interessante, nel senso abbiamo dentro nove ragazzi del roster che comunque parliamo di Under 17 che giocano solo a flag e oggi hanno messo per la prima volta casca e armatura, il centro la stessa cosa, poi ovviamente abbiamo alcuni giocatori interessanti, l'hai visti, che potrebbero anche giocare in un, pro, in un progetto di, di flag in ambito nazionale perché comunque sono giocatori veri. E niente, hai vinto tu e adesso se tu vuoi dire qualcosa io ti lascio il microfono. Allora a questo punto faccio gli onori di casa da certo, solo. Certo, eh. certo. Beh, insomma la partita è stata ricca di errori, soprattutto da parte nostra, mm, diciamo decisamente brutti sia dal punto di vista tattico che tecnico. Ma è stata comunque bella per lo spirito agonistico, molto intenso da entrambe le parti. Devo dire che il progetto DAX terza revisione è molto interessante con qualche giocatore davvero di livello un po' più esperto, smaliziato ed anziano a fare da chioccia e tanti giocatori giovani, emergenti, davvero degni di nota. Per quanto riguarda noi, forse è riuscito a prevalere un po' di esperienza nel roster di alcuni giocatori più veterani che magari hanno già calcato palcoscenici di prima divisione in passato. Sono una partita tiratissima con una vittoria di due punti, difficile dire meritata o immeritata, nel senso che quando si è così in equilibrio per tutta la partita è solo un fatto di episodi. Ah, la colpa quando si perde per due punti è sempre, è del, sempre del, del capo allenatore, io, quindi, io il merito, quindi il merito del è del merito capo allenatore vincente. Beh, senza dubbio vi ringrazio anche perché avete dato lustro a questo sport e quindi merito vabbè, agli Angels che abbiamo vinto ma merito anche al fatto che i Dax sono venuti qui e hanno giocato la loro partita complimenti grazie, Ciao grazie. Tutti. sono sempre qui con Giorgio Zerbaldi adesso che siamo un po' da soli volevo un attimo così che ci raccontasse l'episodio finale gli ultimi secondi decisionali per la vittoria. Beh, ci siamo trovati a giocare un quarto down e tanto da fare per cui la scelta era quella di procedere per un punt che è il calcio di allontanamento per restituire la palla agli avversari il più lontano possibile essendo sopra solo di due punti. Ho chiesto agli arbitri il tempo residuo ed era circa 30 secondi per cui ho chiesto al nostro special team quindi al punter e allo snapper di non muoversi far trascorrere tutto il tempo del cronometro ancora residuo perché eh, si prende una penalità di 5 yard ma si può rigiocare un altro tentativo e quindi sono trascorsi così i secondi finali, abbiamo preso la, subito la penalità, abbiamo rimesso in campo lo special team per calciare da 5 yard più indietro, a quel punto mancava un solo secondo, quindi ho detto al nostro Panther di prendere la palla, corricchiare sulla destra e quando vedeva la pressione avversaria inginocchiarsi in modo da far scadere il tempo finale che è valsa la vittoria di due punti. Prossima partita? Prossima partita, Grifoni Perugia, un'altra squadra decisamente agguerrita, forte, eh, squadra abituata ai playoff, così come lo erano i Dax. Eh, così come lo siamo stati noi dalla rinascita Angel Spesaro. Eh, quindi difficile fare pronostici perché poi causa Covid, due anni di stop, fanno sì che non ci sia materiale video per scoutare gli avversari. Tra due settimane andremo a giocarci un'altra bella partita. Grazie Coach. Grazie a voi. Siamo qui con Enrico Aguzzi, Enrico Aguzzi Metal, il regista, il quarterback dei Ranocchi Angels. Un esordio difficile, tanti schemi nella testa, ma poche, poco nelle gambe. Concentrazione vittoria. Ok, ma cosa è successo? Raccontaci un po' la partita. È successo, che abbiamo, preso, abbiamo fatto troppi errori, troppi errori dovuti in parte all'inesperienza in parte a poca comprensione con le chiamate dalla sideline perché le avevamo provate poco e quindi a volte ho interpretato male le chiamate del coaching staff. Al netto degli errori diciamo che prendiamo per buona la vittoria perché vincere è sempre bello, ma abbiamo molto da lavorare nelle prossime due settimane perché troveremo una squadra super agguerrita che è Perugia, che ha sempre giocato e dimostrato di saper giocare bene e certamente non passeranno tutti gli errori di oggi contro di loro. E ovviamente felicissimi come ho già detto per la vittoria, ma abbiamo da lavorare molto, sono quattro allenamenti nei quali non possiamo perdere tempo perché gli errori di oggi non devono assolutamente essere ripetuti da parte mia per primo perché ho fatto troppi lanci sbagliati, troppe chiamate sbagliate e, e anche dai nuovi giocatori che hanno assaggiato finalmente il campo e adesso devono mettere il 100% per portare il livello della squadra molto più in alto. Esatto, parli di errori, quindi bisogna allenarsi. Bisogna avere il timing con i ricevitori, con i running back e gli uomini in linea per bloccare. Quindi bisogna allenarsi. E come e quando ci si allena noi di Ranocchi Angels? Noi ci alleniamo il martedì e il venerdì nel campo di muraglia, grazie alla società che fa un grandissimo sforzo per darci la possibilità di allenarci in un campo veramente fantastico con un manto erboso nuovissimo. E abbiamo questa fortuna ed è per questo che dobbiamo ripagare la società e che ci dà la possibilità di praticare lo sport più bello del mondo vincendo in campo e mettendo in campo tutta la concentrazione e le capacità che abbiamo. Tante difficoltà, tamponi a gogo, -go, facciamo tamponi durante gli allenamenti, tamponi alle partite. Comunque cerchiamo di, di giocare come hai detto te perché abbiamo voglia proprio di dimostrare che dobbiamo stare in campo anche, anche se questo maledetto Covid ci sta un po' penalizzando. Sì, anche per questo voglio ringraziare a nome di tutti i giocatori, tutta la squadra, la famiglia Ranocchi che ci sta vicino e quest'anno sta veramente dando tanto. Ranocchi con gli altri sponsor che abbiamo per darci la possibilità di affrontare questo campionato nella maniera più sicura possibile. Noi facciamo i tamponi ogni settimana e non penso che siano tante le squadre che riescano a farlo. E quindi è anche per questo che dobbiamo assolutamente ricambiare con lo sforzo fisico, la concentrazione, la presenza, gli sforzi economici che sta facendo la società e la famiglia Ranocchi e tutti gli sponsor che ci supportano. A ah, come Angels la prima puntata, un ritorno al football americano qui a Pesaro. Un esordio molto difficile, una vittoria con tanta passione. I Ranocchi e Angels hanno vinto contro i Dax e Lazio di due punti. E, avete visto le interviste, seguirete tutti gli aggiornamenti. Abbiamo avuto la fortuna anche nel tempo, abbiamo fatto i tamponi. Abbiamo dato lustro a quello che è la nostra passione. Davanti a me, i miei sponsor, Banca Generali, Aves. GLS Pesaro, Ranocchi, Natana. Abbiamo voglia di crescere e insieme a loro sicuramente cresceremo. Prossima puntata, seguiteci. A come Angels, grazie, Rossini TV.